che il bambino diventi un adolescente, entità attraverso Corrado Piancastelli. Domanda: in questo momento mi pongo il problema di come sia possibile far intravedere ad un bambino di 5-6 anni il discorso dell'anima, non volendo ricorrere alle solite cose che riguardano le religioni, santi, madonne, paradiso e inferno. Entità, credo intanto che il bambino sia troppo piccolo per poter ricevere un messaggio del genere, perché questo può rischiare di eliminargli il filtro critico su un problema così importante. Quindi aspetterei che il bambino diventi un adolescente. Il bambino deve crescere da bambino e non gli si possono inculcare principi filosofici. Sarebbe una violazione, una violenza, così come fanno le religioni inculcando un catechismo. Tu gli inculcheresti dei principi filosofici, non sarebbe onesto. Quindi la prima cosa a cui badare è l'età e la maturità del bambino. Tutto ciò che è di natura astratta e che non può essere toccato e visto dal bambino diventa facilmente ideologia e accettazione acritica, non avendo ancora egli dei filtri per poter esaminare la verità o meno di ciò che gli si sta dicendo. Aspetterei che il bambino avesse almeno 14 o 15 anni per avviare un simile discorso. Obiettivamente non mi sentirei di fare diversamente con un bambino, a meno che non ci si trovi di fronte a un bambino precoce, prodigio, che affronta da solo, per vocazione, questi argomenti. Ma bisogna stare sempre molto attenti. Il bambino tende a confondere la fantasia con la realtà, la confonde anche in maniera pericolosa. Ecco perché va sorvegliato continuamente. La pericolosità dipende dal fatto che egli non fa separazione tra realtà e fantasia, e qualsiasi fantasia per lui diventa realtà, ma è sempre una violenza e non si può ricorrere alla violenza. Solleciterei invece il bambino per sviluppare certe sue facoltà critiche che si insegnano nella maniera più semplice e indiretta di questo vostro mondo. Insegnandogli semplicemente e precocemente l'uso del calcolo, dell'aritmetica, della matematica, perché così gli proponete subito una tipologia ragionativa, quindi un metodo ragionativo. Tutto il resto è facilmente ideologia, fantasia. Quindi insegnategli subito la matematica. Il bambino l'apprende rapidamente. Apprendendo la matematica ha appreso contemporaneamente a ragionare, perché la matematica l'obbliga a ragionare ed è così che gli state sviluppando la facoltà del ragionamento. Dopo naturalmente ve lo potete anche trovare contro, perché quando a 14 anni o a 10 o a 12 gli parlerete dell'anima, quello vi risponderà: ma come me lo dimostri? Domanda legittima. Questo vi propone il secondo problema. Non basta affermare le cose che si dicono. Voi con troppa facilità insegnate ai vostri figli cose di cui non avete nessuna convinzione, semplicemente perché riportate senza apparati critici quello che avete appreso dai vostri genitori, o dai vostri conviventi, o dagli amici, o dal mondo, senza apparato critico. Siete voi che vi dovete curare prima per trasmettere poi al bambino. Ora non vorrei arrivare all'unica conclusione logica. Non avete niente da insegnare. Non siete in condizioni di farlo a nessuno come uomini. Questa sarebbe l'unica conclusione. Infatti siete talmente ignoranti, pieni di presunzione e di arroganza. Non sapete le cose, non sapete nemmeno se avete o non avete un'anima, non sapete ragionare, non avete capacità dialettica e poi volete insegnare. Ma cosa volete insegnare a questi bambini? La conoscenza è una cosa che non si insegna. Però,
Senza voler arrivare a questa forma estrema, che comunque è vera, dico, con onestà, insegnate la critica, il ragionamento, e l'unica cosa è la matematica, poi potete passare all'informazione. Si capisce, potreste insegnargli la storia, avvertendo il bambino che si tratta di storia. Potete insegnargli come è costruito il mondo, ma dovete stare attenti a quello che dite, sempre se volete farne un uomo libero.